നടരാജൻ തീപൻ വയസ്സ് 35 പെൺജാതി യാളിനി 24 വയസ്സ് മകൾ 9 വയസ്സ് കുടുംബത്തോടെ 6 മാസം മുതൽ സെറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിയാൾ இந்த படத்தை பொறுத்தளவுல இந்த படத்துக்கு வந்த வாழ்க்கைக்கும் Perché anche io, come Tiban, sono un rifugiato, anche io facevo parte delle LTTI, sono scappato via dal mio paese con un passaporto falso, sono arrivato in Francia e ho avuto queste esperienze più o meno come lui, però ho avuto un vissuto un po' più diverso. Ça va, vous êtes bien ici avec ton mari? Toi, heureuse ici? Oui. Vende pellelle. Più o meno negli anni Ottanta in tutto il mondo c'erano delle guerre per la propria libertà, ad esempio come il Bangladesh o come il Vietnam che ha cacciato via appunto gli americani, e anche noi appunto ci eravamo messi d'accordo, eravamo appunto pronti a metterci attivi in modo che potevamo avere un nostro paese, avere una libertà, in modo che il nostro popolo potesse vivere tranquillamente. E in quel periodo appunto sia il popolo anche dell'India e il governo dell'India, e in più avevamo il supporto del popolo tamil in Sri Lanka, e noi avevamo tutte le forze appunto per combattere e poter vincere. Però a causa appunto di certe persone all'interno del gruppo delle LTTI non era più come l'inizio. Alla fine abbiamo deciso appunto di lasciare e uscire da questo gruppo. Io già da piccolo ero un creatore di storie, perché appunto nel mio villaggio c'erano questi piccoli teatri che si facevano, che si chiamano kut, dove appunto le persone scrivevano delle storie o riguardo appunto la religione o altre storie inventate. Dopo, anche durante il periodo in cui ero con il gruppo LTTI, creavamo delle storie, facevamo dei film, queste cose qua. Anche lì ho avuto questa occasione di crescere appunto a livello culturale. Dopo, quando sono arrivato in Francia, per 4 anni sono stato in un gruppo comunista dove appunto ho evoluto la mia esperienza di politica, di vita, di diverse cose, e quello appunto ha cresciuto in me questo Shoba che ha scritto diversi libri dove appunto anche novelle. Io sarei pronto, se la situazione migliorasse assolutamente sarei il primo ad andare giù, ma non posso. Per esempio, Diban sarà pubblicato anche a un festival. Mi hanno chiesto di venire, di partecipare, ma io non posso andare perché non ho la possibilità. Film Festival. Riguardo al cinema, il Festival di Cannes è il primo al mondo, questo è sicuramente uno dei sogni di tutti, essere lì sul tappeto rosso. Era anche uno dei miei sogni, perché appunto io ho fatto un film che ho anche inviato al festival, però non è stato selezionato. Perciò essere stato selezionato in questo caso qua sono veramente contento. Dopo, se parliamo del lato commerciale, perché appunto lì l'industria dei film è un commercio grandissimo, in quel caso lì sì, mi sono un po' perso, perché anche camminare sul tappeto rosso è stato abbastanza strano, e c'è stato anche un commento in inglese che hanno detto in televisione: questa persona ha un po' di difficoltà a camminare sul tappeto rosso. Perciò sì, è stato abbastanza strano, ma ero molto felice di essere lì.